Ok, Pier, allora. Lo Lo sai che giorno è oggi, vero? so, lo so. Vediamo un po' cosa hai studiato sulle bulbose. Ecco qua, questa mi piace. Adesso vediamo se mi indovini, eh? Che pianta è questa? Questa è una pianta col fiore bianco. Sì, dai, dimmi il nome, dai. Ne Questa. dobbiamo fare diverso. L'iniziale, dimmi l'iniziale. P. P. La seconda? Tu? Una portulaca. No, non è una portulaca. La portulaca non è una bulbosa. È una po polia? Polia? Polian? Polian? Una poliantes. Poliantes. Bravo. Poliantes? Poliantes. Allora, il genere è poliantes, la specie? Una specie bella. Una specie Vai bella. su, poliantes? Una poliantes. Tube. Una Gulliantes tuberosa perché Bravo. ha le tube rosa, ce Non l'ha ha due. le tube rose, è completamente bianca. La usavano per i bouquet da Però un sposa, per pochino. quanto profuma. Questa qui è la varietà a fiore doppio che si chiama? De Si chiama Poliantes tuberosa a fiore doppio. Pearl. Ah, De Ok, si Perle. danno i nomi di De fantasia per le Perle, De varietà. Perle. Poliantes. Allora, questa pianta proviene, come sai, dal Dal centro. centro Italia. No, dal Centro America. Dal centro America, vabbè, volevo dire, mi sono sbagliato. Ok, centro Italia, Però centro è America. compatibile con la nostra fascia. La nostra fascia litorale, cioè la fascia mediterranea, La nostra fascia climatica. la nostra fascia climatica. Ok, Ok, a nord Italia bisogna però un po'. bisogna fare un po' più attenzione Eh perché sono un certo, po' più precisi. Bisogna. no, perché fa più freddo e quindi bisogna proteggerla Ok, d'inverno. bisogna Ok? proteggerla d'inverno. Perché Ok, esposizione? ok. L'esposizione dipende se la vuoi mettere in un museo, se la vuoi mettere in un garage, in un giardino, dipende da dove la vuoi esporre, appunto. È al sole, ti chiedevo se sta al sole o Ah, all'ombra. È ok, una al pianta sole da sole. all'ombra. Ok, Ok, va questa bene. è. Ok. Caratteristiche. Caratteristiche generali. Altezza. Altezza la puoi mettere per terra, la puoi mettere su un vaso Altezza della pianta, dai, quando è fiorita, quanto è alta? sarà alta, È altina. è altina, sì, altina, Di sarà alta meno. una metrata, No, un po' no, di meno. un po' Ok, di meno, 50-70 centimetri. 50-70 centimetri. Ok, poi vediamo un po'. Ah, che famiglia appartiene? Appartiene alla famiglia dei fiori, delle bulbose da fiore. Agavace? Agavace, Agavace, la punto. famiglia dell'agavace. E Ok. quindi è una pianta come tutte le agave, è mono? È mono perché c'ha un fiore solo. In che senso? Monoca? Monocarpica. Monocarpica perché non che fa un fiore solo, ma monocarpica dalla regione del Centro America, la Non famosa zona c'entra della niente, no, carpica, no, no. non è la carpica. È monocarpica perché fa un'infiorescenza innanzitutto, no? Quindi tanti fiori, ma la fa una sola volta nella sua vita, no? Perché poi Povera, sì, dopo. esatto, perché dopo, praticamente, dopo va in una fase di. Dopo muore, Come muore, vero Rudy? povera, povera, Diglielo tu, dopo. glielo stai dicendo tu? Povera, muore e abbiamo buttato tutti i soldi perché tu ti compri questa pianta e poi muore e Certo. quindi tutti ci rimangono male, ci rimangono male. Stai andando malissimo, Pierre. No, è che Molto male. ieri ho avuto nonna, si è sentita male, non ho studiato poco. Però questa l'avevo Rudy, studiata, non me la quant'ottino, ricordo. Rudy, dammi il 5. Dammi il 5, balla tu sì che mi dai soddisfazioni, ballo, ma dai, voglio ballare.